E la mangio. Ah, sono troppo troppo felice di farvi questo video con la chocolate bar di Too Faced, che è la palette che finalmente è arrivata anche da noi, quella lì, come vedete, che sembra una tavoletta di cioccolato. All'interno ci sono 16 ombretti, tutti con nomi cioccolatosi, ma la cosa più figa del mondo è che gli ombretti contengono vero cioccolato e quindi profumano di cioccolato. Prima di iniziare, prima di dirvi qualsiasi altra cosa, ringrazio di nuovo i miei amici che me l'hanno regalata per il mio compleanno, quindi Raffa, Marco, Erika, Giacomo, Chiara, Alberto, Federica, Davide e Paolo. Grazie, e mi hanno fatto veramente una super sorpresa bellissima. E grazie, grazie, grazie. Ecco, tornando alla palette, questa qui è la scatola, come vedete, con le scritte in rilievo, tutti i dettagli dorati, rosa, eccetera, eccetera. Dietro poi ci sono tutti gli ombretti con i nomi sopra, e all'interno c'è anche, eccolo qui, il fogliettino con i look. Sono tre, sono milk chocolate, semi sweet e hot cocoa, e come vedete poi qui c'è scritto come farli, li metto così. E il motto di questa palette è forget love, I'd rather fall in chocolate. Spero di averlo letto giusto. E comunque, insomma, non vedevo l'ora di farvi il video perché è troppo troppo carina. Cioè, io desideravo questa palette da Natale. E infatti, secondo me, è proprio una palette un pochino più che altri colori. Sono principalmente magari autunno-invernali, non sono prettamente estivi, anche se sono tanti marroni, nude, che quindi vanno bene sempre, però ovviamente una palette così in America è uscita per Natale ed era perfetta. Ecco, siccome non so più cosa dirvi, vi lascio al tutorial, e anche perché altrimenti viene troppo lungo, e vi bacio e alla prossima, ciao! Ok, pronta pronta per cominciare. E parto con il Match Perfection di Rimmel. Questo qui ha anche un fattore di protezione 18 e ne basta veramente tanto così, e lo vado ad applicare con questo qua che l'ho preso apposta, questo pennello qui. Questo set l'ho preso su eBay, ma ve ne parlerò anche qui in un secondo momento. Passo poi al correttore, anche questo di Rimmel, sempre Match Perfection, 030 Classic Beige. Ok, come mi è già capitato di fare altre volte, vado ad applicare la cipria solo nella zona occhi
perché poi stenderò altri prodotti in crema e quindi la vado ad applicare alla fine. E passo poi alla base, sempre sugli occhi. Ok, non posso resistere a Candied Violet, che è, sì, come potete capire, il viola. E quindi parto con questo. Nell'angolo interno, sfumandolo poi verso il viola, applico Crème Brûlée, che è un dorato. Ora scelgo Milk Chocolate, che è questo marrone qui, color cioccolato al latte. E con un pennello da sfumatura lo applico sulla piega. E con un pennellone più grande sfumo ulteriormente. Per la parte esterna scelgo Black Forest Truffle, che è questo qui, quello sopra il viola. E poi per il centro riprendo un po' il viola e lo tampono di nuovo. Per renderlo ancora più vibrante, spruzzo leggermente il pennello con la mia acqua di rose, riprelevo e riapplico. Per la palpebra inferiore scelgo Amaretto, che è questo, e con un pennellino piccolo 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 lo vado ad applicare. Scelgo ora un pennello da eyeliner e triple fudge. Comunque scelgo questo, che è il più scuro matte, e lo applico ovviamente tipo eyeliner. Triple fudge. Ah!
io sono troppo miope, devo avvicinarmi, non ci vedo niente di niente. Prendo anche un pennello da sfumatura e lo stesso colore lo sfumo ulteriormente qui sulla piega. E con quello più grande riprendo il colore chiaro ed ho un'altra sfumata. Ok, ora prendo Champagne Truffle, che è questo, ed è un illuminante, e lo porto sotto il sopracciglio. Mascara. E sopracciglia. Ok, passiamo al viso e ovviamente applico la mia amata Make Up and Glow con questo, vediamo che cosa ne esce. E sulle guance il mio amatissimo Sun Kissed Cherry di Rimmel, trovo che sia perfetto per la stagione e che si abbini molto bene a vari make up. Questo lo applico con il pennello angolato. E termino il viso con la cipria. Scelgo ora un mega pennellone come questo e Champagne Truffle, che è lo stesso che ho applicato qui sotto, quindi questo, e lo applico come highlighter. Sabine Nesquik.
e sulle labbra Coco Loco di E ci siamo, il trucco cioccolatoso è pronto, ce l'ho fatta perché praticamente avrò registrato un'ora di video. Peccato per i glitterini viola che poi si perdono un pochino, però insomma comunque il risultato c'è. Io adoro questa palette. L'amo, poi la userei sempre, mi sa che me la metto vicino al letto così di notte mi sveglio per usarla, è troppo buona. Ecco, quindi questo è il risultato, ditemi che ve ne pare, non so se avete visto la completa trasformazione delle mie sopracciglia. Sono enormi adesso, ancora più di prima. Vabbè, vi lascio alle foto, ditemi che ve ne pare. Ovviamente ci saranno tanti altri tutorial prossimamente con anche la review, insomma le varie impressioni. Vi bacio e ci vediamo presto. Ciao!